tra i pianisti che secondo me nella scena mondiale sono tra i più interessanti, si colloca secondo me Valentina, senz'altro, Valentina Lisitsa. E questo personaggio, così come si presenta, secondo me serve anche a farci capire dove sta andando il mondo dell'interpretazione musicale, insomma, come sta evolvendo il concertismo, in questo caso quello pianistico internazionale, e come si guarda oggi all'interpretazione musicale, in un mondo dove o si vive di grandi ricordi del passato, Arturo Benedetti, Michelangeli, Glenn Gould, insomma, figure ormai mitiche, secondo le quali poi viene tutto misurato quello che succede adesso. Oppure ci sono figure a volte costruite ad arte, costruite da un'industria, presentate in un certo modo, alle quali poi non corrisponde invece una sostanza. Non lo so, il primo che mi viene in mente era Mimba Arami, insomma, tanto per non fare nomi. In Valentina Lisitsa, secondo me, accade qualcosa di particolare. Lei ha qualcosa di diverso, di particolare, di speciale in questo mondo. Nel senso che lei non è una che si è affermata così, insomma, nel mondo concertistico, attraverso le case discografiche, attraverso il grande concorso che ha vinto, attraverso una storia, seppur ragazzina prodigio, ma non ha avuto una storia di lanci nella scena internazionale, per cui si è trovata così, con una carriera aperta, con una strada, già fatta fin da piccola. Diciamo che di lei ancora nel mondo imbacchettato, nel mondo ufficiale, si parla abbastanza poco, insomma. Non è tra i primi pianisti che vengono in mente così, insomma, no? Quando si cerca di andare ai più grandi pianisti, quando si cerca di fare un confronto, insomma, si cerca di vedere qual è il più grande o quali sono i più grandi del momento. E invece, secondo me, lei è una dei più grandi. No, non è sempre possibile fare delle graduatorie dei confronti, insomma, ma certo che diciamo che è una grande. E quindi ha qualcosa di speciale rispetto a chi l'ha preceduta. Una cosa speciale è la sua tecnica. Ha una tecnica strabiliante, insomma, ha una tecnica trascendentale, un virtuosismo che non è fatto solo di esibizione del virtuosismo, insomma. È un virtuosismo al servizio della musica, non è un virtuosismo al servizio soltanto dell'interprete per far vedere, oddio, guardate come io sono bravo. Indipendentemente dalla musica che suono, guardate me, che la suono, insomma, e quindi la suono in modo da far vedere che sono bravo, che possiedo una grande tecnica, un grande virtuosismo. E dopo non importa se questa musica la eseguo come la voleva effettivamente l'autore. No, lei ha una grande tecnica trascendentale, secondo me. Suona di tutto, le cose più difficili, che mette al servizio della musica. C'è in lei un'idea musicale, in tutti gli autori che suona, molto forte, molto convincente. C'è un modo di fraseggiare condivisibile, una scelta di tempi efficace, una leggerezza di tocco quando serve e una forza quando serve. Insomma, la sua tecnica è al servizio della musica, ma è una tecnica, diciamo, eccezionale. Questa tecnica è al servizio anche di un repertorio estremamente vasto ed estremamente difficile nelle sue scelte. Insomma, i suoi autori più frequentati sono anche gli autori più difficili, a volte più controversi da suonare. E quindi questa vastità di repertorio, ma questa ricerca anche in un repertorio che non è, o che è scarsamente frequentato proprio per la sua grande
difficoltà. E lei lo esegue con grande disinvoltura e semplicità, tanto direi quasi con gioia, come se tutto fosse semplice, facile, alla portata di mano, se tutto fosse naturale. E la vediamo divertirsi quando suona, lì dove invece gli altri mostrano sofferenza, sospiro, ansia, tensione, proprio perché le difficoltà creano queste tensioni. E lei invece la vediamo sempre rilassata, disinvolta, giocosa, e in questo gioco creativa, cioè sa lasciare spazio alla fantasia, ma una fantasia che è sempre aderente allo spirito del testo e quindi convincente dal punto di vista dell'interpretazione. Un'interpretazione che quindi si può prendere ad esempio, cioè può servire cercare di imitare quel tipo di interpretazione, perché sappiamo che siamo sulla strada, almeno io insomma credo di sapere che lì si è sulla strada giusta. Cioè, quello può essere il modo giusto di interpretare quelle cose che lei suona. La sua postura anche al pianoforte, no? Sembra quasi dominarlo dall'alto, no? Suona un po' così. E tutto è facile quando si vede fare da lei, insomma, no? Le dita si muovono con un'agilità terribile, con una precisione millimetrica. Lei sa rendere il pianoforte strumento. Non tanto si prosta sul pianoforte per diventare strumento di questa macchina infernale che è il pianoforte, che sono questi tasti. Leggerezza di tocco, che non è mai evanescenza, ma è morbidezza, è precisione, chiarezza, brillantezza, pastosità. La brillantezza la sentiamo soprattutto anche nel suo Mozart. Non soltanto c'è il piacere di sentirla suonare, ma c'è anche il piacere di vederla suonare. Vediamo come un bambino che gioca e si diverte nel suo gioco. Fa sembrare tutto facile e quindi che ci prende come una magia. Allora non si tratta più dell'interprete ingessato, bacchettone, quello che o vedevamo o aggrappato alla tastiera, oppure dominante in tono imperioso e autoritario, oppure come un severo sacerdote che celebrava un rito ormai, come dire, ormai standardizzato nelle sale da concerto, no? Questo sacerdote officiante. In questo senso lei rappresenta una novità che non è neanche la ribellione totale, non è neanche l'essere tutt'altra cosa. Il fatto che lei la vediamo suonare in qualsiasi situazione, sia nella sala da concerto che nella stazione più lontana, con il pianoforte scassato, con un pianino scassato, oppure con il gran coda prestigiosissimo. E in tutte queste situazioni lei dà il meglio di se stessa, cioè non le subisce, gioca anche quando suona alla stazione del paesino di provincia. Lei riesce a essere convincente anche quando suona con un pianoforte scassato. Sa offrirsi come personaggio un po' al di fuori degli schemi. La vediamo umana, la vediamo una donna, la vediamo una persona, non soltanto un personaggio, anche se poi quando la sentiamo suonare ci sembra quasi divina. Non ha quei tic, quelle stereotipie, quelle paranoie, no? Che riconosciamo, che vediamo in molti dei grandi interpreti del passato, ma anche in molti degli interpreti attuali, magari meno grandi, e che spesso accompagnano i grandi talenti. Sappiamo la sofferenza dello studio della musica, insomma, e quindi questa qual è la situazione poi anche fisica che questa sofferenza comporta, insomma, no? Che questa carriera poi, no? Nella tensione di mantenersi sempre al massimo comporta. Quindi capacità di non essere personaggio costruito, insomma, di essere persona e di adattarsi nelle varie situazioni, di suonare con i vari strumenti, nei vari luoghi, e di dare sempre con tutto il meglio di se stessa, insomma, no? Di essere piacevole da ascoltare con qualsiasi strumento, in qualsiasi luogo. E questa bellezza di vederla suonare, di vedere le sue mani, di vedere la sua postura al pianoforte, di guardare
come il suono esce dalle sue dita, no? Nella illusoria, quanto vana aspettativa di poterne carpire qualcosa, insomma, qualcosa della sua facilità. Quindi è un evento anche vederla, non soltanto sentirla. E forse questo è stata la cosa che lei ha anche capito e utilizzato, no? Nella sua capacità, nella sua imprenditorialità che ha avuto di se stessa, diciamo, è arrivata a una certa età, una maturità anche artistica, senza avere i riconoscimenti che meritava. E quindi a un certo punto, prima di abbandonare una carriera, ha cercato di mettersi in gioco, e ha cercato di mettersi in gioco con uno strumento moderno come quello di YouTube. E ha creato un canale che ha avuto poi un seguito pazzesco. Milioni e milioni di visualizzazioni e decine di migliaia di iscritti. E quindi attraverso questo canale è possibile vederla suonare. E vederla suonare è un evento di per sé, secondo me. E questo lei evidentemente l'ha capito, se non l'ha capito, comunque l'ha messo in pratica anche senza capirlo. Ma questo, secondo me, è un'altra cosa che sulla quale ha potuto creare un suo successo, una sua notorietà, ha potuto farsi conoscere, ma non come un personaggio costruito, un personaggio così, ma ha potuto far conoscere quello che doveva far conoscere, cioè la sua effettiva bravura. Quindi YouTube in questo caso ha permesso di abbinare la bravura, il talento, le doti alla possibilità di un riconoscimento, a una diffusione di questo talento, dell'immagine di questo talento. E quindi, insomma, diciamo così che anche questo è una cosa abbastanza moderna, non altri che postano su YouTube il video di quel musicista, eccetera, ma lo stesso musicista che si posta, che mette i suoi concerti, che mette i suoi video, le sue interpretazioni, e attraverso questo riesce ad avere una notorietà e anche un riconoscimento notevoli. Secondo me molto dipende anche proprio da come la si vede, cioè da quanto sia piacevole vederla con la sua facilità di interprete al pianoforte. Ma sta di fatto che questo ha creato un personaggio e questo più che non, come dire, il lancio da parte di case discografiche, di grandi sale da concerto, ha costituito un elemento di notorietà che le ha permesso poi di continuare degnamente con questa carriera che deve continuare per il nostro piacere, per darci la possibilità di ascoltarla. Questa cosa ci fa anche ben sperare perché vuol dire che YouTube non è solo al servizio dei vari favi o delle varie venditrici di make-up di turno. YouTube può essere anche sfruttato bene, può essere anche uno strumento di crescita culturale per ciascuno di noi, oltre che per la possibilità di chi ha effettivamente le doti di potersi far vedere, di potersi far riconoscere. E in questo caso Valentina ha saputo abbinare questo, ha saputo abbinare le sue grandissime doti di artista all'imprenditorialità che nei tempi attuali diventa necessaria, questo diventare imprenditore di se stessi, insomma, soprattutto quando altri non si accorgono dei talenti. Ecco, alcune cose volevo dire, non tutte sono riuscito a dirle, su questo personaggio che vale la pena seguire perché, a parte che è anche simpatica come persona, come donna, insomma, è una persona che si mostra anche nella sua umanità, insomma, no? Quindi riuscire a individuare questo, cioè a non separare l'umano dal virtuale o dal virtuoso, insomma, no? Sapere che il virtuoso, questa persona speciale che ha questo talento speciale, è anche una persona umana alla mano, insomma, no? Abbinare queste due cose, insomma. Sapere che tutto sta
nell'uomo o nella donna, in questo caso, è anche un elemento importante, secondo me. Ed è importante sapere che questo può essere o sarà un nuovo modo, forse anche alternativo, alle case discografiche di mettersi in gioco. Si può intravedere qui, insomma, no? Quando si abbinano queste due cose, la capacità di autoimprenditorialità e il vero talento, insomma, si può intravedere qui anche una nuova possibilità per dimostrare la propria presenza e per esibire il proprio talento, perché insomma il talento quando c'è è un peccato che vada sprecato. È qualcosa che è un patrimonio non soltanto di chi lo possiede, ma anche di chi potrebbe da questo talento ricavarne dei vantaggi, degli stimoli, anche dell'incitamento ad imitarlo, insomma, dei suggerimenti.